Allora, meraviglie delle meraviglie, hola sì, ciao bene, yeah! Come va, gnocche passerone? Allora, chiedo perdono, umilmente perdono alla ragazza che mi ha richiesto questo trucco e me l'ha richiesto una vita fa, ma non guardando più l'agenda da un mo', mi sono scordata un sacco di trucchi. Allora, questa ragazza si chiama, oddio non me lo ricordo, aspettate, prendo il foglio, aspettate. Allora, ho perso il foglio, benissimo, grande Cami, abbasso perché sennò si sente troppo. E bimbe, perdono, lei tanto sa chi è, che mi ha richiesto un trucco per occhi verdi. Perdono davvero, ma me ne ero completamente dimenticata. Allora, e ribadisco, chiedo scusa, ma non mi ricordo il nome perché l'avevo scritto e ho buttato il foglietto. Grande Cami, ok? Allora, mi sono messa le lenti verdi che mi ha mandato la ragazza, che però come vedete quest'occhio è talmente rosso che le devo togliere perché purtroppo questa lente è stata secca, mi è arrivata senza acqua. Lei poverina ci ha messo lo scotch e tutto, ma probabilmente è stata pigiata per troppo tempo e l'ho rimessa in acqua perché poi riprendono tranquillamente. Però è stata piegata e di conseguenza la piega da dentro all'occhio, la piega sulla lente è rimasta e di conseguenza l'occhio non la accetta. Quindi ora la tengo per... questi vanno fuori, porca miseria. Poi vedrete poi chi sono, eh. E quindi adesso l'ho messa però. Allora, il trucco per occhi verdi. Ho cercato di fare un trucco un po' diverso, nel senso che se no i colori con gli occhi verdi sono sempre gli stessi, no? Allora, ho cercato di fare un trucco un po' diverso e ho messo il grigio, un bel taupe, un bel grigio taupe, per risaltare gli occhi verdi. Allora, i prodotti che ho utilizzato ve li mostro. Ho usato questa matita della Deborah, che adoro, veramente è splendida. Ed è la matita eye pencil ed è la 02 Grey Taupe, infatti. Queste le trovate tranquillamente dalla Gardenia, all'acqua e sapone, credo, le trovate al CAD. È appunto una matita per occhi molto duratura, molto sfumabile, quindi questa, allora io l'ho usata un paio di volte da sola, però non ricordo se mi è andata nelle pieghette o no, perché poi sono uscita, vo' a fare le miserate e non mi accorgo se c'ho la matita nelle pieghette, quest'occhio non ci vede un cacchio, però è una matita bellissima. Ora c'ho lo swatch qui, è questa qua. Ed è questo grigio taupe che a me mi piace tantissimo. Lo sapete, io adoro il matte e vedete quanto è sfumabile? È molto molto bella ed è la 02, è un grigio bellissimo. Al di sopra ho utilizzato questa palette. Questa palette io l'ho comprata da eBay quando comprai tutto il set MAC, Marilyn Monroe, quindi anche i rossetti, eccetera. E mi è stato detto dalle mie ciche che sono falsi, perché i nomi non corrispondono, eccetera. Quindi anche la palette, madonna, mi lavo la testa. Anche la palette è sicuramente falsa. La palette comunque è questa. Sì, se leggo adesso dietro c'è scritto Thailandia, vabbè. La palette è questa, con la scritta Marilyn Monroe. È bellissima comunque, quindi a me che siamo a con no, non mi interessa una cifra, proprio un ugaz. Questi sono i colori. Allora, sono 4 shimmer e 4 matte, ma matte sodo, cioè sono dei matte seri, non dei matte così, tanto per dire matte. Eccoli qua. E sono molto molto pigmentate. Allora, ho usato, come vedete, questo qua è il grigio taupe esattamente identico alla matita. Vedete? Quindi ho utilizzato il grigio sulla palpebra e poi ho sfumato gli altri colori. Questi sono tutti shimmer e ho utilizzato questo qua che poi vi farò vedere. E il nero, ma il nero comunque risulta abbastanza matte, comunque non è che risulta poi così shimmer. E poi cosa ho utilizzato? Al di sotto della piega, per non usare lo stesso questa, che potete comunque usarla benissimo, ho utilizzato questa per usarne un'altra, che è quella della Essence, della Love Letters. Ed è questa qua. Questo grigio molto più scuro, molto, molto più Londra. Perché? Perché magari forse utilizzandola di sotto accentuava un po' di più. Come rossetto ce l'ho dell'Astra ed è il 402, che da quanto ho capito è un dupe perfetto di quello della MAC. Allora, belle, vi lascio al trucco. Spero vi piaccia e spero si veda, fra parentesi. Vi mando un grandissimo bacio. Chiedo ancora scusa a quella cica e se, se,
cioè lei sa chi è, scrivimi sotto chi sei e ti chiedo perdono e lo metto nell'info box. Vi mando un bacio gigante immenso. Ciao Bonnie. Allora, mademoiselle, allora, questo di qua l'ho fatto un po' troppo, forse anche alto, e ci ho messo sotto il correttore che mi ha fatto questo senso un po'. Vabbè, comincia, comincia, comincia. I love stages. Spalmiamo, considerate che ho il Lancome mascara da stamattina, ora lo comprerò perché è il mascara, non riesco a usare altri mascara, ragazzi. Allora, come base ho deciso di usare questa della Deborah, la matita, la matte eye pencil, è favolosa, tenuta a sfumabilità estrema, è bellissima ed ho pensato appunto a questo colore per non essere un occhio verde banale. Perché bene o male i colori che si mettono con il verde sono sempre gli stessi, no? E lo sfumate leggermente. Allora, io adesso userò la palette Finta MAC. Quella che tutte mi avete detto che non è vera della MAC, Marilyn Monroe, la scatolina è questa, presa da eBay, e ha la parte degli ombretti e la parte sotto illuminante blush. Quindi, scusate, ma fuoriescono purtroppo. E quindi andiamo a prendere questo taupe, che è proprio un taupe, un grigio taupe. Fantastico, lo adoro, mi piace tantissimo. E a questo punto facciamoci un po' fare anche questo, no? E lo prendiamo con un pennello piatto e lo andiamo a... Adesso prendiamo uno sfumino qualsiasi e fate la parte esterna. Scusate se non vedevate niente. Ok. Ora mettete come sfumatura dell'arco, io prendo il mio caramel della Ben Bell, perenne uso sempre questo, con lo sfumone della MAC, il 224, e lo andiamo a sfumare nella parte sopra. Riprendete lo stesso sfumino perché non ne abbiamo bisogno di chissà quanto, eh. Dai 20 ai 17, ma che sta dicendo? La lente di qua purtroppo vedete mi ha fatto l'occhio rosso perché me l'ha spedita una ragazza che io amo. Purtroppo sono tantissime tutte uguali, quindi credo che ve le metterò in un giveaway alcune. E le regalerò perché sono 500 paia tutte uguali, quindi però grazie amore. E l'uniche che erano diverse, le verdi, ce n'era una che era senza acqua, quindi probabilmente è stata piegata e piegandola ha preso una riga ha preso la riga della piega. Allora, fatto questo con un pennellino, dove l'avrò messo, eccolo qua, andiamo a mettere un bianco sotto gli occhi, che questo è un bianco bianco proprio matte. Non deve essere esagerata la cosa perché ci interessa tanto se è esagerata. Risfumiamo. Adesso prendiamo accanto al taupe, no scusate di qua, c'è questo marrone che è molto più scuro del caramello,
e lo andiamo a prendere con un pennello. Io uso questo della MAC, il 239, questo, e lo andiamo a sfumare leggermente nella parte esterna, che faccia, che tocca con il grigio, perché il grigio e il caramello sono due colori troppo differenti, no? Quindi dobbiamo dare una certa sfumatura che comunque li affini. Anche se potevo prenderne un altro da sfumatura, ma insomma, penso che non avrete visto niente fino adesso, ma insomma, è uguale. Ok, vedete, ora è già un po' più. Adesso con quello della Kiko invece andiamo a prendere questo di qua, che è un marrone sempre ancora più scuro, e lo mettiamo sempre in fondo e cerchiamo di fare un angolo un po' più alto. Vedete, deve essere leggermente più alto. Poi sempre con lo stesso pennello andiamo a prendere questo di sotto, che è un viola, ve lo faccio vedere, vedete, è un grigio tendente al viola, è un colore molto bello. Questa palette è veramente bellissima, nonostante, ora purtroppo questa cialda mi si è anche rotta, ed è molto molto pigmentata, e la andiamo a mettere proprio in fondo, così abbiamo fatto una sfumatura di tre colori. Ultima tappa. Madonna, sto occhio mi piange, porino. Appena ti ho visto mi sei piaciuta, mi ha colpito la tua fisicità e il tuo sorriso, ti ho corteggiato alla vecchia maniera. Anche se sinceramente non mi piace molto questa sfumatura bassa qua, eh. È emerso che sei una donna coraggiosa. Vabbè. Andiamo a prendere il pennino della MAC, ormai si è detto rotto, e prendiamo il nero e lo fate e lo mettete proprio nella piega. Tu desideravi quelle rosse che non hai trovato. Beh, eccole, le ho trovate io. Ed ora sono tue. Gradissi questo piccolo pensiero. Un bacione, un grande. Ok, per fare la parte di sotto prendo questa qui della Essence, della Love Letters, che è un cajal grigio, eccolo qua, un grigio molto molto scuro. È una matita molto buona, molto pastosa, magari a chi lacrimano gli occhi attente, perché essendo così pastosa rischiate di fare un patatrac, però io la metto di modo che poi ci metto sopra il colore e lo blocchiamo, quindi il grigio. Sapevo andavo troppo giù anche ora. No, assolutamente. Okay. Ora andiamo a spiaccicarcelo. Con un pennino andiamo a prendere il top di prima. Però è troppo alto rispetto a quell'altro, quindi lo dobbiamo toglierlo. Perché non sai fare corteggiare donne? Non sai fare corteggiare. E andiamo. Okay. E ora con quello della Kiko andiamo a prendere l'altro marrone, ok, leggero, e lo partite da qua giù, così vi verrà la doppia sfumatura. Ok, a posto. Allora, questo di qua mi è venuto meglio, più sfumato, mentre questo di qua un po' meno sfumato, però. Ok, belle, trucco finito. Poi ora fate il resto, rock and roll. Buone, ciao.